Posso chiedervi se per caso partire da l'XMB di PlayStation in questi casi, quando si sta giocando su questa console, ovviamente con sempre bene o male lo stesso pattern, sta diventando un po' casa? È qualcosa a cui stavo riflettendo mentre partiva la live. Buonasera a tutti, ragazzi. Allora, siamo con 5 minuti di anticipo, indi per cui non mi metto a discutere troppo di introduzioni precise, ma vi ascolto e intanto ci si siede, ci si rilassa e ci si prepara, spero, una bella serata. Poi, dopo di questo, continuerò l'effigie delle News 4, che è molto densa, particolarmente complicata perché in realtà a livello divulgativo è difficilissima. A livello opinionistico, secondo me è una figata. Figatona. E ho preoccupazione che tanti non la vedranno perché la roba figa, ossia la discussione sull'argomento, arriva troppo tardi. Però vedremo. Grazie, Wholesome. Quando penso di farla uscire, entro questa settimana. Eh sì, Warframe è buttato lì perché quella cartella è la cartella dei necromorfi. Sono cose che non hanno mai avuto neanche lo startup, praticamente, neanche l'attivazione del software. Cartella vorrei ma non posso, esattamente. Code Vein mi sta sembrando mancano 3 minuti. Grazie Gigione, non lo sapevo. Code Vein non è un videogioco di cui pentirsi di aver giocato o di star giocando. Io sto ancora lavorando alla Blindrun, quindi non mi sento dispiaciuto quando lo gioco, anzi ho una sincera voglia di proseguire, ma se devo dare un'opinione, mancano 2 minuti. Grazie, Crewman. No, Control consiglio. È quasi impossibile consigliare di giocare qualcosa su console a meno che non ci sia uno scenario di cheating molto violento in un multiplayer o si abbia un computer con poche prestazioni. Quando un multipiatta è presente, di solito, in buona parte, salvo fidelizzazione o gusto, il PC sarà sempre la cosa migliore. L'unico periodo della storia del videogioco in cui il PC non era la scelta migliore forse è stato al lancio di PlayStation 2 e all'inizio del lancio di PlayStation 3 e 360, ma non esiste più questa cosa, non esiste davvero più. Ormai no. Allora, ormai manca molto poco e fondamentalmente vi posso dire che sto ragionando con questo Blasphemous, che però è un Metroidvania, esattamente come se stessi giocando attraverso uno spirito dei Souls. Non ho fatto partire nulla, neanche so come o cosa sia il videogioco se non tramite trailer e discussioni, spesso e volentieri molto positive su questo Kickstarter. Grazie, Silas. Che? Okay. Grazie di cuore del dono e delle parole persino pre-live, apprezzo profondamente. Non sono abituato molto alle donazioni perché non sono quel tipo di streamer, quindi non ho sempre questo genere di sorprese. Ma grazie e grazie a tutti quelli che sono qui presenti. Dai. Allora, fondamentalmente, ho sentito dire oggi nei commenti del mio annuncio che è molto più stronzo dei Souls. Vedremo, sono molto molto curioso di capire com'è il gameplay e ho una gran voglia di affrontarlo, francamente. Anche perché leggo qui che l'obiettivo di 50.000 dollari è stato superato al punto da raggiungere oltre i 300.000.
Ok. D'accordo, d'accordo. Allora. Alle 21:30 in punto si comincia a osservare un'immagine interessante. Immagino che se si chiama Blasphemous ci saranno Blasphemous inteso in generale rispetto a un culto narrativo oppure si parla del cristianesimo? Ok. Questo font è terrificante, ma è ovviamente opportuno. Allora, grazie Demojo, grazie Cletson. Sono le 21:30. Vediamo. Che bel lavoro di pixel art. Pellegrinaggio. Ok, non abbiamo un frame perso per fortuna. Siete pronti? Vediamo un po'. Because it is my guilt, È doppiato. I claim you grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. Shape my guilt once again. Grazie, Bess. And thus, guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace. Sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. La flagellazione è il suicidio, il martirio di questa donna, martirio? Non direi, non sappiamo qual è la sua storia. Ha creato questa forma di manifestazione fisica di questi. O è stato il suo rimuovergli la spada? Confraternita del Lamento Silente. Benvenuto, Mickey. Premi L1 per consumare una delle boccette biliari e recuperare vitalità. Queste boccette consacrate si ricaricano sostando presso un inginocchiatoio. Trova delle boccette vuote per aumentare la quantità che puoi portare con te. Abbiamo il salto. Non c'è stamina, mi sembra. Un attacco base. Possibile Perry, la boccetta, una scivolata che in salto non ha nulla per ora. E questo che è probabilmente l'attivazione di un incantesimo.
Per il resto si può comandare anche con il D-pad. Il touchpad apre una mappa incredibilmente. Noi stiamo venendo da Bloodstain, per chi segue tutte le live. Chiaramente Metroidvania. Consigli di gioco. Alcuni dei tuoi attacchi possono stordire i nemici. Premi triangolo per annientare i nemici storditi. Così facendo otterrai un bonus al fervore e alle lacrime di redenzione. Quindi esistono gli attacchi di uccisione una volta che... Tecnica avanzata, spinta aerea. Premi giù più quadrato per mentre sei a mezz'aria per ascendere dopo aver colpito un nemico. Dopo aver colpito un nemico. Puoi farlo fino a due volte prima dell'atterraggio. Ok. Premi L1 per consumare una... Tecnica avanzata, penitenza del sangue. Tieni premuto cerchio per sacrificare il tuo sangue in cambio di fervore. Consumerai così anche una piccola quantità di lacrime di redenzione. Non posso ancora tenere premuto cerchio perché siamo nel prologo. E giù più quadrato non ha effetto perché non ho colpito il nemico. Dovremmo provare. Ok. Stranissimo il dash di questo tipo su R2. Vedremo. Oppure perché sì, non ho lacrime. Quindi anche se siamo nel prologo non potrei comunque farlo. Qui comunque abbiamo a che fare con qualcosa di molto molto brutto. Io direi che non c'è bisogno di essere troppo attenti al notare che abbiamo due problemi. Il primo: non siamo nulla di speciale, siamo uno dei tanti. Hanno tutti bene o male il nostro stesso elmo, il nostro stesso volto. Sono feriti, sanguinanti e morti. Grazie Sine Requiem, grazie di cuore. E il corpo che vedevamo in background durante l'inizio è colossale. Ok. Adesso voglio provare a saltare su delle pareti per vedere se c'è un tipo di... Ok, ah, c'è un tutorial comunque gentile. Grazie Manuel. Vince, grazie. I consigli sono utilizzando il D-pad, ok. Questo ho fatto prima che apparisse. Bella l'animazione. Carina. Ok. Ancora no. Immagino che ci siano comunque possibilità di apprendere mosse più avanzate. Non posso neanche fare il dash e la scivolata in volo, quindi. Questo è un inginocchiatoio? No. Ah. Mi ha ricordato tantissimo Demon Crest. Premi triangolo per riposarti presso l'inginocchiatoio. Salvando così i progressi di gioco e ripristinando salute e boccette. Se perdi la vita, rinascerai dall'ultimo visitato. Mentre riposi, i nemici rinasceranno. Queste sono componenti Souls-like. Ok. Perché sono così gigantesche queste creature? Ho anche consumato la boccetta prima. Ah, ma mi sta colpendo! Mi sta colpendo tantissimo! Non c'era feedback dei colpi, non lo sapevo! Ah, non posso scivolare! Non posso scivolare! Non posso scivolargli sotto! Ecco perché prendevo tutti quei danni! Ero sempre convinto di stargli scivolando sotto, mentre in realtà venivo colpito e lui si girava! Sì, no, lo so come si schiva, è che pensavo di potergli passare sotto. Sì che posso, e infatti...
E allora forse a volte... Allora alla fine non ci sono riuscito. Aveva magari... Magari era chinato. Ok. Ah, grazie Lares. Sì, sì, no, no, no. Sono consapevole che si possa schivare, grazie. Ok, 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 ok. Mi piace, inizia ovviamente con forte ispirazione. Mi piace molto. Ah! Ok. Oh, interessante. Lo spirito nel simbolo berserkiano è terribilmente... Ah, non è che gli passi sotto. Non è che gli passiamo sotto. È che... No, sì, si passa sotto, ok. Vedete, non... Ok. Non mentre attacca. D'accordo, vabbè. Ok, e allora... Evitiamo di essere troppo schizzinosi e facciamo qualcosa di un pochino più semplice. Curando, ma mi interessava più capire che altro. Oh, ho dato un colpo in più e l'attacco, aspetta un po', l'attacco speciale non so se l'ho fatto. Ah, sì, 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 sì. Sì, fa danno anche quando mi atterrava sopra. Cioè... No, questa è stata un po' sega eterna. Però in realtà... penso che quelli fossero gli attacchi di rimbalzo sul salto con giù quadrato. Giù quadrato. Ah, non ho mai provato a fare questo ai suoi colpi. Voglio un secondino prendere possesso delle facoltà del giocatore e del personaggio, perché in realtà capire bene quando potergli passare sotto le gambe qui non è stato immediato. E il cadavere scompare, d'accordo. Allora, non esistono danni da caduta. Vabbè, ma tranquilli, adesso ci facciamo qualche bello. Quindi esiste l'attacco verso l'alto, non esiste verso il basso. Verso il basso c'è il rimbalzo. Con R1 hai questa cosa, con L1 bevi la roll. Ok, sono dei comandi inizialmente che se sei abituato ad altro ovviamente non ti aiutano, ma è colpa del giocatore in questo caso. Ti serve chiave della camera del fratello maggiore per aprire questa porta. Il vento sembrava fare... La sirena di Silent Hill. No, ho sbagliato. Aspettate, of the eldest brother has now come to an end. I am Deo Gracias, witness to and narrator of the acts of the grievous miracle, such as my penance
as yours is silence. Per cosa Deo gracias? Per cosa siete e siamo stati puniti? Sono estremamente incuriosito. It is a remote place separated from the rest of these lands by a great sacred and forbidden door. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. However, what I do know is that, according to the rule, one must carry out the three humiliations to gain access to what they guard. One of them must be performed in the high mountains, covered in thick blankets of snow and ice. Another in the depths of a dark, entombed church where the sleeper lies. And the last one, end of the trail carved by moans that claw their way out of an iron spiral in the bowels of the bell named Hondo that grows into the earth. Take this thorn and place it on the handle of your sword. If, when the time comes, as you grip your weapon firmly, you notice that it wounds you and makes you bleed. Having grown, with more thorns sprouting from it, writhing over the figure of the father carved into the knob, that will mean that you are at the mercy of the grievous miracle. Whether for its punishment or its forgiveness. Nell'inventario puoi controllare gli oggetti che hai trovato. Un piccolo dono di Deo gracias. Inchiodato nell'effigie del ritorto sotto la guardia della tua spina. Le spine del miracolo si alimentano del peccato e della colpa e crescono insieme al fardello portato sulle spalle. Addio di Deo gracias. Interessante, oltre alla descrizione c'è, o meglio, la descrizione magari è no, non è tecnica, cioè, ok, approfondimento. Sì, spada, perdonatemi, cioè, talvolta quello che esce fuori dalla bocca non è quello che appare nel cervello. Fratello Abbott, sapete che sono stato uno scrivano in questa abbazia fin da quando ero molto giovane. Ho scritto molte parole sulla nostra chiesa, i nostri santi e il nostro miracolo del dolore supremo. Vi informo che ho deciso di andarmene, anche se non ho intenzione di smettere di scrivere. All'interno di queste mura non posso essere un vero testimone delle sante opere del miracolo. Ho bisogno di vederle con i miei occhi. Sarò un narratore del miracolo ovunque mi porti, sotto la pioggia, nella neve o con la sabbia ardente sotto i piedi scalzi. Vabbè, fratello genitivi. Sì, il font da leggere fa male agli occhi. Grani del rosario. Cioè, è adatto, però è stancante. Grani del rosario. Equipaggiabili, presumo. Reliquie. Oggetti delle missioni. Cuori del mea culpa. Quanta roba! Preghiere. Abilità. C'è uno skill tree. Ok, ne riparleremo. Collezionabile. Ok. Oh wow! Penitente. Inginocchiatoio. Colpa. Confessore. Fontana. Nodi. Cappello di viaggio e altare del mea culpa. Interessante, ci sarà... Oh no. Niente, non ci sarà niente da bere. Ci sarà da studiare un po'. È interessante. Vediamo un po' se per caso posso
Accessibilità, no. Gioco, no. Consigli, no. Non posso cambiare i tasti, eh? Peccato. Allora. Ok. E la spina è auto-equipaggiata? Even a wise penitent, however, what I do know is that a sorrowful be the heart, penitent one. Che il cuore sia è molto molto ispirato come meccanica narrativa e sia quest che interazione con gli NPC. Però l'attacco in basso c'è a terra. Non c'è in aria, ma c'è a terra, ok. E questo è un nemico, immagino, sì. Poverino, che tenerezza. Non scende? Che cosa classica. Mario è riuscito a cambiare i tasti? Da console? Non ce lo vedo Mario giocare su PS4. Ah, ok. Questo R1... Non è un parry, immagino. Forse perché non sta attaccando. No. Mi sta ricordando la cosa sbagliata. Mi sta ricordando. Non deve ricordarmi questo. Ma come? È immune. No, mi sta ricordando Metaslug. Vediamo un po' se... Però mi sembra strano che non ci sia... Ok, è un parry, ma non quando... Però devono attaccarti, immagino. Premi R1 per eseguire la parata. Ma perché anche in Code Vein? Non è una parata. Non si traduce con parata il parry. È una... Deflettere un attacco non è pararlo. Non lo so, non lo trovo assolutamente logico. Eppure se due videogiochi con una buona localizzazione lo localizzano così... Vabbè. Parata, contrattacco, punizione. È già contrattacco... Anche se neanche è giusto, comunque. Questa mossa consente di contrastare gli attacchi deboli e deviare i colpi pesanti. Deviare, sì, deviazione, non parata. Durante un contrattacco premi quadrato all'impatto per eseguire una punizione, aumentando la forza del colpo e stordendo alcuni nemici. Va bene? Ok, vediamo un po' se... Non si è stordito. Infatti. Ah, ma appare il ta... Ok. Ok. Ma che belle che sono le ambientazioni. Mi trovo coinvolto. Me lo aspettavo. Ma mi trovo intrigato per ora. Per ora. Lo stordimento è casuale. D'accordo. La differenza fra una live e stare da soli... È che a volte l'interazione permette di avere qualche piccolo indizio di chi ha già approfondito le meccaniche. Magari può essere meno affascinante rispetto a uno spirito in cui scopro tutto da solo, ma... È diverso e un sacco bello stare insieme. Per utilizzare questa preghiera, apri l'inventario ed equipaggiala. Ok. Canto che inebriava l'atmosfera nelle festività di un villaggio perduto. Il suo potere si sprigiona dal terreno, prosegue attraverso pareti e soffitti per ferire i nemici del penitente. Si sprigiona dal terreno, prosegue attraverso pareti e sconfitti. Il risuonare di un corno in conchiglia era solito precedere tale canto, ma oggi sta solo il silenzio. Sotto la pioggia, al sole e nel vento, possa essere questa landa benedetta. Possa questa landa essere benedetta. Io cammino o dormiente. In cammino o dormiente. Possa questa landa essere benedetta. Alla luce del giorno, nell'oscurità.
apposta questa landa, essere benedetta. Era L2, infatti, ok. Ok. Ma come? Non c'è un segreto quassù? Vediamo un po' che succede. Ah, bello! Questa cosa la apprezzo moltissimo. Al di là delle host, niente male. Ha ottenuto molto denaro, quindi l'hanno investito bene. Però che il mana sia diviso in specifiche barre di cast è molto bello, fa molto ATB. Che brutta fine. D'accordo. E là? Non ci si può arrivare per ora. Ok. Ah! Speravo di poter essere... Ah, però, avete visto? Abbiamo appena fatto una sorta di test implicito per capire di quanto il riposte aumenta il danno. Sì, il cerchio potremmo provarlo come test. Ok, mi ha consumato poche lacrime. Non è male, ok. Ok, ok, d'accordo. Ah, ci si... Ok. Ok. D'accordo. D'accordo. E vediamo un po' se... Cioè, una cosa che mi sfugge. Secondo voi, la mossa speciale, l'ho mai fatta davvero? Quella del rimbalzo? Perché a me sembra solo che attacchi e si mantenga in aria perché c'è la risposta dell'attacco. Non c'era la linea arancione. Prego. Ok. Ah, eccola! Ah, i collezionabili. Ho capito! Ho capito perché... Durante il tutorial ti davano l'indizio con il D-pad. Perché con il D-pad è riuscita subito. Lì troverai imprigionati in tutta custodia. Puoi liberarli con qualsiasi tecnica a tua disposizione, ok. Figli del chiaro di luna. Se il gioco ha un tutorial in cui ti insegnano una mossa, non può essere che questa mossa non venga... Aspetta, mi sa che ho quasi capito. State a vedere, voglio dimostrare una cosa. E infatti. Ragazzi, abbasso un po' il volume perché l'avevo messo alto, in quanto prima c'era un po' di discussione su alcuni che lo sentivano basso, ma magari con questi rumori acuti. Allora, cioè, perché vedevo la chat, ah, ancora non hai l'abilità sbloccata, non cominciamo con i discorsi di chi non conosce il gioco e mi dà consigli a caso, per favore, perché lo sapete che mi fido e non è il caso, davvero. Se il gioco in un tutorial delle opzioni di accessibilità ti dà un indizio, non possiamo già presumere che chi ha creato un lavoro di questa qualità sia ottuso al punto da darti una descrizione di un'abilità che non hai, no? E infatti ho provato. Con il D-pad funziona, ti dà una piccola ascensione. Il colore arancione c'è comunque, fa parte dell'attacco.
e prima riusciva con meno precisione per due ragioni. Uno, probabilmente non l'ho riconosciuto quando funzionava perché l'animazione è la stessa e ti fa scendere di veramente poco. Due, col D-pad è estremamente preciso. Ok? Carino che ci sia un... Siamo ancora nel tutorial, giustamente. Ma quanto bel lavoro! Ok, queste sono persone in un luogo veramente, veramente mediocre. Eppure c'è questo monumento estremamente opulento. Bellissimo l'effetto grafico. Oh. Sorrowful be the heart, penitent one. Welcome to Albero, sanctuary to this humble brotherhood of the Kisses of Wounds. Few remain here who can still employ it, but Tirso is my name. There are few of us who still care for the sick and ailing. With devout kisses, we bless the wounds of those who seek our protection. Thus both we and they remain at the mercy of the miracle. Time outside these walls passes by strangely. In sundowns, we need not contemplate. But if your penance happens to carry you under said skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. The will in the miracles shall show you which ones they are. Time outside these walls passes by strangely. In sundowns, we need not contemplate. But if your penance happens to carry you under said skies, be so kind as to bring us some ingredients. Sorrowful be the heart, penitent one. Time outside these, but if you're sorrowful. Teschio di colomba. E il tempo è distorto. E equipaggia grani del rosario nel tuo rosario. Per migliorare le caratteristiche del penitente. Trova altri nodi per aumentare il numero di grani che puoi equipaggiare. Ok. Il teschio perforato di una colomba. La sua apparente fragilità rafforza leggermente la difesa del penitente. Quella mattina, quando i falò vennero accesi e i condannati cominciarono a innalzare suppliche agli inquisitori impassibili, una bianca colomba discese dal cielo e si posò sulla spalla di un prigioniero, dove rimase fino a bruciare insieme a lui. Oh cavolo. No! Dov'è la mia parametria? Di quanto mi è aumentata la difesa? Comunque sia, Albero. Ehi. Ok. Quanto... Pelo. Thou hast called upon the winch of the Order of the True Shrine. In this place, we gather the remains of those who were separated and forgotten. So we can grant them holy burial, as our charitable rule prescribeth. Help us these poor souls, O penitent one in silence. The order blesses you. In the
this place, we help us these poor souls. Grazie, Gregan, che dono enorme. Che quanti regali stasera, grazie di cuore. Ma se le abilità... Mea culpa, sono punti abilità, quindi non ci sono i livelli. Ok, non voglio leggere nulla per ora. E credo di aver fatto... Vediamo se può... Ah, non posso... Se io faccio un salto da qui... Arrivo alla candela. Se io faccio un salto con la scivolata... Allora, il salto migliore che posso fare è... Pietra... Circa candela. Frame rate... Se faccio con la scivolata... penso sia lo stesso. È lo stesso. Cavolo, peccato. Ok, d'accordo. Allora non ce la si può fare sicuramente, ma... Cavolo, ci sono i corpi a terra, marci. Che posto orribile. Penso che l'intero ambiente sia completamente ormai andato. Ok. Mi piacciono questi. Mi piace moltissimo. Falange di Brandon il Becchino. È molto bello poter vedere queste oggettistiche preziose. Ognuna ha un ruolo. Non è semplicemente un materiale fine a se stesso. E... Brandon Joshua Mullins scavò buche per centinaia di tombe, amici, familiari, nemici, ma quando insorse il caos nessuno gli restituì il favore. Oh. Grazie Gnos, grazie di cuore. Allora, non ho ben guardato abitudine, stavo sparando alla cieca. Sparando. Non ho visto se la parete fosse diversa in qualche modo. Cosa? No. Oh, oh. Tenuto dai suoi compaesani, temuto, Persian lanciava assalti lungo i sentieri senza fare distinzione fra ricchi e poveri. E sempre da solo, il giorno che arrivò moribondo ad Albero, nessuno gli mostrò pietà. Grazie, cioè. Oh! 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 Are you approaching me? Secret room? Oh. Esatto, I can't give you a bunch of collectibles if I don't come closer. Ok, va bene. D'accordo. D'accordo. Ma che bei dettagli, che belle animazioni, che bel lavoro. E dirà subito sì, foreshadowing di premi. Ma quanta roba, è densissimo. Figo. Figo. Penitent one, you who carry the painful guilt in your cracked hands. Lend it to us and alleviate our burden. Lend it to us and wipe away our tears. Because it is an act of penitence. Sul collo. La virtù del mea culpa è ascesa. Infatti, sì, ero convinto che fosse un level up, ma non mi aspettavo. Cioè, l'ho capito quando
mi stavano dando un premio, ma... Fai visita ai santuari del mea culpa per aumentare il potere della tua spada. Il potere della spada, non di tua proprietà. Puoi anche spendere lacrime di redenzione per sbloccare tecniche di combattimento. Fai visita ad altri santuari e aumenta la forza del mea culpa per accedere a tecniche più potenti. E nella mappa... Non è affatto apparso l'altare del mea culpa. Perché? Dovrebbe essere qua. Ok. Una tecnica sacra che consente al portatore del mea culpa. Ma in teoria... Sa, secondo il gioco sono dentro la stanza? In teoria la stanza è quella a sinistra. Di utilizzare il taglio della lama per benedire il proprio sangue e trasformarlo in un'arma da lancio. Consuma fervore. E costa anche lacrime. Sfrutta la velocità della caduta di una grande altezza per eseguire un potente attacco in tuffo. Il penitente sfrutta... Carine le illustrazioni. Sfrutta l'impulso della schivata per infliggere una stoccata. Ottimo, questo voglio. Ira peccaminosa. Concentra la potenza del mea culpa sulla lama, consentendo al penitente di rilasciarne il pieno potenziale con un unico incredibile attacco devastante. Carina. Ultime parole. Il penitente esegue un quarto attacco combo finale. Ah! Ok. Va bene. Sì. Sono... curiosissimo di questa cosa, no? Ha messo l'icona perché ho trovato il mea culpa nella stanza a sinistra, ma c'è ancora il pixel neri, i pixel neri di una porta che va a sinistra. Quindi si potranno riaprire le zone del mea culpa? Non lo so, hai istinto dire questo. Va bene. C'è una barriera però. Quindi lo show. Ah. Ah, ma perché è partita la cutscene? Ah. Ho capito cosa state intendendo. Mm-hmm. Questo è il mea culpa. Ok, ok, io pensavo di essere stato. Ok. Mua. Pardon, ragazzi. Anche queste sono differenze tra live e spirito. Oltre al titolo devo star dietro a voi e a un diverso tipo di interazione, quindi non vorrei essere troppo ottuso. Farò attenzione. Cerchiamo il giusto equilibrio. Ok, non posso scendere. Basta, voglio scendere. Eh sì, ho provato a fare il D-pad in basso, ma non funzionava. Quindi presumo che a volte tu non possa farlo. Cavolo. Non posso premere triangolo per finirlo? Magnanimo. Ovvio. E si ripri... Ok. Ma no! Per fortuna non mi fa danno. È incredibilmente Demon Crest più Beta Slug, è fichissima sta cosa.
Devo stare attento a non toccarli, però, perché fanno danno. Cioè, se ti rotolano accanto, non ti danneggiano. Ma se tu hai contatto con loro, sì. No, non mi fa scendere dalle piattaforme. Quando sono appeso, sì, ma non mentre sono sopra. Incrociate le dita, ragazzi. Ok, andava fatto perché c'era il bordo della mappa. Premi un tasto qualsiasi per continuare. Exemplaris excommunicationis. Ok, quindi il bordo della mappa . Se il penitente muore, errando nella sua penitenza... No, è colpa vostra, mi avete messo il bordo della mappa! Un frammento di colpa rimarrà ancorato nel mondo. Il peso della colpa si accumula, riducendo sia il guadagno di fervore che di lacrime, sia il livello massimo del primo. Raccogli i frammenti di colpa per guarire, oppure trova qualcuno che possa alleviare il tuo fardello. Errando si va vagabondando, certo. Però... ho dovuto reagire. Quindi bisogna stare... Ok. Allora. Eh sì, la barra del fervore adesso è corrotta. No, non abbiamo perso... I valori di lacrime. Abbiamo perso la possibilità di accumularne quanto prima. Con la levetta destra possiamo... Ah, ma quello è rimasto morto. Allora, per ora andiamo avanti. Grazie. Ah, mi cura, ottimo. Poi. Molto, molto, molto carina la possibilità di spostare la camera. Sto cercando di fare delle prove. Ah, ok, infatti era troppo evidente che ci fosse una texture lì. Premi quadrato mentre salti verso alcune superfici per conficcare la tua spada nel muro. Ok, carino. Carino. $6, 6 euro e, 70, e 66, grazie, great teacher. Ok, allora, fatto questo, sono stato poco smart, maledetto danno a contatto, dobbiamo andare un'occhiata... Che male! La scivolata con questi è molto rischiosa. Ok. Mi
Metacarpo di Hodges il Fabbro. Io pensavo di prendere danno. Pensavo di prendere danno. Fichissimo. E quindi carina sta cosa. Ho preso danno. Giusto. Avete ragione, ho preso danno. Ho preso danno. Touché? Ok. Voglio il dash in salto comunque io. Chissà se serve a qualcosa il... Questo è fatto per... Allora, il fabbro Brandon Hodges forgiò alcune delle più maestose armi di custodia, brandite dai soldati della Legione Unta. Il destino volle che incontrasse la morte per mano di un'arma realizzata proprio da lui. Sono bellissime queste storie, non sono affatto banali, cioè è carino, cioè hanno un significato super dark apposta, no? Super negativo. Oh no! Ok, ho capito. L'insegnamento l'ho avuto ormai. Questa era una donna. Che brutto. Queste povere persone. Vi siete un po' sfigati, eh? Non si può... Appare il simbolo sulla... Non si può curarsi. Comunque, anche di narrativa, questa spada è follemente forte. Questo era design. Questo è successo esattamente by design. Cioè, era precisamente qualcosa che doveva succedere. Ah, speaking about range, ok. Ah, ma preso! Oh cielo! Orribile! E meraviglioso! Ok, fino ad ora non ho usato la preghiera. Perché preferisco andare di muso dinanzi a cose che conosco, che non conosco. Però... Adesso, visto che non si può mai sapere cosa si trova dall'altra parte di un caricamento. Trovo questo videogioco per ora veramente, veramente molto bello. Che bastardo. Ok, ora... Vorrei. Sì, sì, proverò a colpire il disco quando mi viene incontro. Ho sempre la testa con varie opzioni di testing e... Volentieri, grazie. Vai all'altare del Mea Culpa per sbloccare nuove abilità. Ah, io...
devo andare là. Non lo sapevo. Ok. Che pirla. Ok. Hey, it's a baseball. È che non lo sapevo. Wow. Ma questo non è, non ha una... Ah, che bello il che bello il call dell'attacco. Lo fa sotto di lui. Chissà se quello è parriabile. Figo. Sì, è la seconda cosa che ho detto, che non appare la boss health bar. No. Sto sbagliando i tasti perché devo ancora abituarmi al fatto che devo premere attacco e poi salto e non... Cioè, è il contrario di qualunque wall jump si sia mai giocato, praticamente. Quindi devo abituarmi a questa meccanica. Sì, sembrava un angelo, in effetti. Sì, infatti, che non è un boss... o comunque non canonico, si poteva capire dal fatto che non ha una barra. Però sì, c'erano varie opzioni. Potrebbe essere un boss la cui barra appare dopo una fase nascosta, no? Ci sono moltissime idee che possono succedere. Ah, ok, posso non tener premuto, d'accordo. Ma l'ha fatta in diagonale, come quando ero vicino. L'incantesimo preghiera però permette di fare danno anche attraverso le pareti, quindi chissà se... Però, se è... però è molto fragile, quindi... Oh no! Che cos'è? Una sorta di potentissima lucertola. Oh no! Oh, penitent one. We traverse strange roads under the same firmament, with nigh other trade, nigh other name. Ho già interagito con l'albero. Oh penitente, noi percorriamo sentieri bislacchi sotto lo stesso firmamento. My name is Redento,
barefoot pilgrim of the Order of the Genuflectors. Prithee, taketh nigh affront in my not looking at thy visage, for we at each moment lean forth so as not to divert our eyes from the path. Such is our old precept. We are before Hondo, great buried bell, erected upside down so that its ringing would make the earth tremble and reach distant lands. Now Hondo resoundeth in a deep triune moan that traveleth in echoes through its broad spiraling circles. Che bella narrativa! My feet wish to cross to the other side of this ancient valley, to move on to the next destination. Oh, my sins! Who could help me? I halt here to look for a crossing to the other side, so as to continue my penance in wandering. Ah, don't penitent one, may thy trade side. Cioè, c'è... in realtà... un sacco di roba... che magari ad alcuni potrebbe anche stuccare dopo un po' ripetuta, ma è molto affascinante il fatto che avevamo libertà di andare in numerose direzioni già ora. C'è già un bivio all'inizio. Ah! Vabbè, sei solo stronzo, d'accordo. Figurati, figurati. D'accordo. Ragazzi, ma potete anche frustarvi da soli, eh? Ehi, ho fatto un incantesimo io! Ok. D'accordo. Che belle idee! C'è molta originalità. C'era una... Era lei che faceva suonare! Era lei che faceva suonare! È la creatura che ci colpisce a fare quel verso femminile? Eh sì, è come se stessimo entrando nelle catacombe, esatto. Sì, ok, è lei. Diciamo che ti coglie alla sprovvista. Adoro. Eccomi, ti aggrappi a tutto senza che te lo chieda. E non... Non lo fa, ok, ok. Volevo essere sicuro di non essere io scemo. Oh, aggrapparsi ora sarà molto più semplice per me. Ho sempre tenuto premuto quadrato e prima avevo capito che non si poteva, ma mi è rimasto questo tic praticamente. Thank you.
il contatto, ero lì. Quindi, vabbè, no, aspetta, ho scoperto un'altra cosa. C'è un buon tempo di recupero, perché avrei potuto prendere danno, ma non l'ho preso. E poi ho preso danno perché è scaduta l'invincibilità, solo che il personaggio non lampeggiava e non aveva reazioni particolari. Quindi... Che stai facendo? Un po' confuso? Ok. Io... Ah, ho capito, l'intelligenza artificiale quando prende la decisione di dove attaccare. Fregato. Ok. Ha lanciato la croce a contatto, dite. E io non ho... Quindi non era contatto... Cioè, ha lanciato... A contatto, nel senso, alla D&D, insomma. Ha lanciato la croce a pelle. A bruciapelo. Quel tesoro mi intriga. Ah, è respawnata la simpaticona. Oh no, pensavo che questa fosse un'area chiusa in cui c'era un premio alla fine. A quanto pare non è così. Sta cosa che si aggrappa anche quando tu non vorresti è un po' scomodina. Ah, ok, le pere è più facile di quel che sembra. Ok, mi stavo cagando un po'. Ma continuerò a sbagliare i perri per un po', perché penso che proseguirò nel metterci molto poco preavviso. Lascerò poco tempo, dicevo. Bellissima questa cosa. Super Ico. Oh. Questa è la classica cosa che in un genere come questo ti fa pensare. Non è che per caso sto infognandomi dove non dovrei. Che bello il colore delle mappe diverse già integrato, come in Hollow Knight. Carino. E quindi ora mi sono anche preso il checkpoint e mi tocca. Quindi posso far danno da caduta anche senza quell'abilità. Ok. Lo avete fatto apposta. Fino ad ora mi avete creato certi tipi di soffitto. E adesso... Ah! Hai capito. Ok. È molto, molto... Ah! Stavo cercando di capire quanto fosse ampia... Ah, non posso scendere, vedete? Simpatici. D'accordo, faremo il giro. Quanta roba. Tutto. Eh sì, è uno shortcut di ritorno, esatto. Appunto, bisogna fare il giro. Oh cazzo! Non posso attaccare con la spada mentre sono aggrappato. Non si aggrappa. Ci sono dei trappoloni veramente impressionanti.
siete veramente... Esatto! Ok, intelligenza artificiale, ti ho capito. E non può scalare qui, ok. Che il titolo sia di questo tipo fino in fondo. Datemi un livello di sfida che sia veramente tosto. Fatemi avere soddisfazione nel sopravviverne e nel non perdere magari risorse. Non ha funzionato come pensavo. Il delay è leggermente inferiore. Dovevi fare l'attacco. Penitente. Come va, ragazzi? Anche voi avete una voglia matta di un sacco di boss fight. Vedete nel background? Ragazzi... L'esplorazione di questa mappa è molto più difficile... di quanto non voglia far credere, vero? No! Ma come? Non era un parry quello? Cercando di capire come fare parry perfetti senza dover mai rischiare. Ok, oh, non avevo mai visto l'animazione così bella. Ah, giusto, non siamo così vicini da poter fare gli sgargiuli. Ah no, possiamo, c'è lo shortcut. Ecco perché mi sentivo così, ecco perché mi sentivo in grado di poterlo fare. Il mio cervello ha già fatto il passaggio. No, ma come? Il fatto di avere la morte istantanea è agghiacciante. Agghiacciante. Però vengono storditi, quindi... spine là sotto. Ogni piccola area è una piccola sfida. Non sono solo mostri di background per creare una sorta di
sensazione positiva e divertente di gameplay. Sono piccoli puzzle, tutti quanti, però di battaglia, non di intelletto. Legato a... qui sei stato stro... My day is ruined. Dovevo aspettarmelo, vero? Ok. Questa parte va giocata in maniera diversa dal solito. Permettetemi dunque. Di guardare solo lo schermo per un po'. Se non muoio subito qui. Perché a me questa parte, queste cose, quando ho la consapevolezza di poter perdere qualcosa. Proprio fastidioso. Tu e tutta la tua specie, porca miseria. Qui l'attacco... L'attacco in scivolata forse è molto meno utile di quello in salto per come è costruito il game design, il level design. Perché l'attacco in salto qua ci avrebbe risolto un sacco di problemi. Ti faccio lo spelling, eh. Oh, se siete inschivabili, devo andarvi indietro l'arma. Nel mio cervello c'era uno scalino per poter appoggiarsi. Era limpido nella mia mente. Ma quanto in alto devo stare per poter fare la caduta figa? No, voglio fare la caduta figa. Posso fare? Non posso, eh. Ok. Questa parte è un po' spinosa. Cavolo! Vi ricordate quanti episodi ci ho messo a morire in Hollow Knight? Strano che il framerate ne soffra, però. Oh sì, no, no, io spero che resti così difficile fino alla fine, altro che. Mi piace da morire, anche perché tutto quello che vedete qui è soltanto expertise che manca. Ah, speravo di avere il tempo di... È che il personaggio sembra di giocare a Monster Hunter. È agile quanto uno scoglio. E il fatto che la lama non colpisca in quei casi è terribile. Quindi in realtà non hai... Sei molto meno mobile. Se sembra di giocare a Lords of the Fallen. Lui sembra velocissimo. Ma in realtà non è velocissimo. Controller alla mano è molto, molto, molto legnoso. Ed è fatto apposta. Ovviamente molto di questo viene poi agevolato dal fatto che si ottengono abilità di attacco che ti devono andare a semplificare moltissimo certe azioni che altrimenti sarebbero un incubo, no?
Ma cos'è? È il White Palace? Ah, più semplici di quanto ne messi. Giù X, giù a fallo. Devo giocare col D-pad. Ok, da questo momento in poi abbandono l'analogico. Penso che il 65% dei miei problemi e il 50% delle morti smetterà. No, stavo giocando con l'analogico. Dai, fatemi i complimenti, ditemi... Oh, giocavi con l'analogico! Sei bravissimo! Noto per la sua abilità al gioco, molti credevano che il destino di John von Gammeramins fosse guidato dalla volontà suprema. Quando si esaurì la sua fortuna, così si spense anche la sua esistenza. Sì, ma... Interessante, abbiamo letteralmente ottenuto una cura in più. Stiamo... Wow. Eh sì, speravo di poterne leggere la descrizione, se ne avevamo trovata una. Ma non è così, pare. Sapete, adesso vi... Ora... Volete che... vi faccio un discorso da... da mia professione su YouTube? Vi do un trivia professionale? È più facile menarli così, questi. Il Perry non dà premi in questo... Questa ambientazione, questo livello, questa mappa, questa sequenza di schermi, assume e si basa su uno stile di costruzione di level design di una certa categoria di designer che per la maggioranza hanno seguito questa metrica e l'hanno inventata, sotto alcuni punti di vista, di una specifica azienda molto importante che fa giochi che in realtà si basano esattamente su questo meccanismo mentale. Nintendo. Questi livelli sono costruiti secondo il design Nintendo. Super Mario, Donkey Kong, soprattutto Donkey Kong Country, eccetera. Non è una questione di tempismo, è che ti mettono dinanzi a delle meccaniche semplici e poi le ripetono in situazioni più complesse, aggiungendone sempre una che parte da zero e si complica sempre di più. È veramente molto molto figo. Mentre un po' meno figo sono io adesso. Cosa devo far vibrare qua? Ah, quello! Mica l'avevo visto. Ok. Eh sì, è un Mario-like. Bam, dici.
Quanto vorrei una narrativa. Oh, santo cielo. Questo è. Sono le catene che tenevano. Ah, ti ho fregato. Io mi sono arenato qui. Ah! Carino. E certo. Ho avuto un'epifania. Mi fido sempre troppo dei videogiochi. E meno di me stesso. Mea culpa. Volevo farlo perfetto alla fine. First try, no? E questo è first try, ragazzi. Ah, pensavo che fosse. Oh, un nodo. Ah, un nodo fatto con i fili degli abiti talari dei monaci morti in epoche antiche. Più old tries, esatto, tutti, tutti. Mica sono morto. Zero death, first try. World first. Beh, certo, no. Si usava con sotto rima. Si chiamava Engracia. I suoi rosari erano i più belli di tutta custodia. Il suo laboratorio era visitato dai più prestigiosi sacerdoti, vescovi e persino di sua santità, da sua santità Escribar. Fa molto facile creare battute stupide. In persona. La sua maestria era impareggiabile e non esistevano rosari più belli, delicati e perfetti di quelli creati dall'anziana Engracia. Si pensava addirittura che tutti i rosari che non erano stati confezionati da lei non avessero ricevuto l'approvazione divina e che le preghiere, oltre a non essere ascoltate, sarebbero state persino ritenute peccato. E alla fine, i rosari falsi furono proibiti dalla Santa Madre Chiesa e vennero confiscati e bruciati. Chiunque fosse sorpreso a custodire un rosario falso incorreva in una punizione severa e rischiava addirittura di essere accusato di eresia. Prima o poi arriverà a farlo anche Amazon con quello che vende. Fu in quel momento che iniziammo tutti a chiederci cosa sarebbe successo dopo la dipartita di Engracia. Già, esatto. Quindi ora io ho... In teoria dovrei avere più nodi, no? Perché... Non mi ha... Sbaglio o non mi ha aggiunto un... Avevo già due slot. Questi sembrano esattamente i suoni di Demon Crest. Hai il nodo e hai il rosario. Ma come si mettono i nodi nel rosario?
Naruhodo. Ah, non pensavo che fosse anche quello lì distruttibile. Vi ho letto, ero convinto di essere... Forse sta arrivando il sonno, che dite? Oh no, sì, sta arrivando il sonno. Ho uno shortcut che non sto usando. Eh sì. Avete presente tutte le cose che sto facendo in questi giorni? Purtroppo mi stanno... Oh no, non posso deludere nessuno! Sucate! Ma vedi, però l'ansia da prestazione mi sta facendo fare un power up niente male. Continuo a portare le mani sulla... Cioè, avevo rimesso il... Ho continuato a usare l'analogico, porca miseria. Perché sono più forte di prima? Sono gli attacchi in salto che sono più forti. Niente male. L'analogico lo trovo molto meno comodo in realtà. Veramente fighissimo. Il modo in cui si interagisce con il fondale e quello che stiamo facendo è incredibilmente d'atmosfera. Quello che manca è probabilmente il fatto che abbiamo scelto il percorso più folle possibile. Mike, non farti prendere dalla stanchezza un secondo. Fatemi concentrare un istante, che sennò qua finisce male e non me lo merito. Per niente, onestamente. Per quante gaffe abbia fatto. Io volevo potenziarmi, ma non posso. Il mio piano era potenziarmi fin dall'inizio, ma non ho potuto mai.
perché puoi farlo soltanto all'altare. Che maledetti, mi hanno messo il... Esatto, era ovvio che io andassi subito nelle catacombe. Se nelle catacombe non ci fosse stato anche il mio cervello... Io adoro gameplay di questo tipo, sono semplicemente un po' rincretinito io. Ok. No, no, shortcut, sicuramente shortcut. Allora. Benvenuti a... Benvenuti. Death Rise. Adoborn. Benvenuti. Allora. Visto che ci tengo particolarmente... Sono anche molto belli questi shortcut. Non sono affatto male. E visto che ci tengo a darvi un buon gameplay prima di salutarci... No, come faccio a non leggere la chat? Non posso non leggere la chat. Sono qui per questo. Questi suoni, questa... Oh, questa estetica. Ma soprattutto suoni... La palette ovviamente è particolarmente oscura, ma... Ok. Questo la prossima volta. Dove ci porta Giondo? Ah, speravo di essere riuscito a saltare in tempo, invece... Che idea pazza hai avuto comunque, amico. Sei decisamente un figone. Peccato che non possiamo fargli del... Ah, ma... Oh. Beh. Sì, Hondo, ovviamente, sì. Qui non possiamo arrivarci. Salvo che non si possa fluttuare sull'arma che lancia, ma qualcosa mi dice che non è così. Andiamo a dare soddisfazione quindi al nostro caro penitente. Eh no che non mi butto che è morbido. Ho già fatto il mio test. Ho già fatto il mio test. Mente. Cioè i fondi... Oh, qua... Oh. Che bastardo!
Io comunque sono davvero affari. Ufficio o complicazioni affari semplici. Quel puzzle di prima era semplicemente di usare le leve per metterle nel posto giusto. Invece io pensavo, no, sono animate, quindi devo complicare tutto, trovare il ritmo. Oh, thou art the answer to my prayers. Prego, Zygmyr. The order thanketh thee for thine aid. It is of little use for me to remain here. Go with the father. Oh, penitent one. It is of little use for me to remain. Ok, ma qui. Oh! È un dito della statua del primo pellegrino scalzo. Il quarto dito del piede portava il ricordo del suo compagno per non dimenticare i tempi felici. Riduce il tempo di ricarica della schivata. Infine disse: un vero pellegrino genuflesso cammina sempre da solo. È il cammino solitario a permettergli infatti di meditare costantemente e di comprendere il significato di essere pellegrino nella landa del miracolo. Questa è la nostra regola. Poi si alzò guardandoci tutti a lungo, in silenzio, dopo che se ne andò. Non lo vedemmo mai più. Trovo tutto molto figo e di sorprendente qualità. Ok, quello non posso ottenerlo. E quella volta sono riuscito a fargli due colpi o kill. No, io ho notato che il cast è molto molto delicato perché c'è bisogno di un sacco di tempo. Bisogna fare molta attenzione. Però ho visto che della mappa manca un po' di esplorazione, quindi... Non provarci sarebbe stato imperdonabile per me. Ma sono troppo fragili. Spero non vi stiate annoiando, ragazze. Non sono stato fresco come speravo per il primo episodio. Questo non volevo che accadesse, antipatici. Bravi. Ok. Shortcut. Speravo che si staccasse e basta, invece ha saltato. Un bel po' di budella che male non fanno. Ehi, 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 in questo istante sbaglio o vi sembra io ci stia prendendo un po' più la mano? Piano piano.
Ho capito cosa sbaglio. Penso, ragiono molto ad Hollow Knight e quindi devo solo fare una cosa alla volta. Ah no, non è vero, non sto sbagliando tasto. Sono quelli. Fantastico. Vertebra dell'Indsquist. Aspettate, non è che devo stare attento. È che devo capire se le pareti nascoste sono visibili in qualche modo. Spero di sì, non siamo in Bloodstained. Mi sono perso l'inizio del discorso di Celia. E ho preso una sberla in faccia terribile. Oh cazzo! Oh cacchio! Non ero pronto. Fascio di erbe aromatiche che fino a poco tempo fa si trovavano comunemente nella foresta della Santa Via. Tuttavia... ogni giorno la loro rarità le rende molto preziose. Soprattutto per chi ne conosce le proprietà curative. No, mi sono perso un discorso, non importa. Allora, sì, è molto probabile che siano le medicine, alcune delle medicine di cui si parlava. Però, sbaglio o non abbiamo, ma non è che devo clippare nelle pareti per capire se sono pareti nascoste. La mia domanda non è tanto di smanettamento, ma di design base. Però... io qui sono un po'... sono un po' nella... lo sono meritato. Ok, facciamo un ultimo avanzamento prima di salutarci. Secondo me possiamo fare cose abbastanza fighe. Perché se smetto di voler fare parry e utilizzo quello che ho imparato in questa prima partita semplicemente al meglio delle possibilità da giocatore, secondo me non faremo brutte figure. Vediamo un po'. Cerchiamo di vincere la partita, ok? Per esempio, abbassandosi al posto la vertebra, se è l'ultima cosa che trovo, la leggo prima di salutarci. Ah, eravamo a un passo dallo shortcut, mannaggia. Speravo di fare in tempo. E il range di questi nemici mi sconvolge sempre. Ora, tra l'altro, non sono neanche a ritmo. Ah, ok.
Però è uno shortcut che non posso sfruttare in quel modo, ok. Ma come? Doveva farlo verso il basso! Ah! Sei clippato, sei clippato. Questi sono forse i nemici tra i più fastidiosi della storia dei videogiochi moderni. E cioè... È incredibile. È incredibile. Questi affari che ti lanciano a un range di 8 metri. Questi affari sono di un fastidioso incredibile. Perché rimandargliele incontro non ti permette neanche di avere un vantaggio su di loro. Cioè, non gliele mandi incontro più veloce. Non li stordisci per impedirgli di lanciarle per 10 secondi o cose del genere. No. Semplicemente è un modo per salvarti dal danno, ma te la rilanciano subito. Cioè, senza abilità extra è veramente un tipo di avversario frustrante. Il rumore di quando ti piglia la campana in faccia mi fa morire dal ridere. Touché. Muovendosi velocemente, avete visto quanto in fretta si raggiungono le aree? Il team di sviluppo sono un gruppo di Primal Aspids. Però sotto non le lanci, bastardo. Ufficialmente sono più veloci di te che sali le scale. Ed è fatto talmente apposta questo InDesign. Io lo so quanto è fatto apposta sta cosa. Si sono stati costruiti per essere insopportabili. E infatti qualcuno li ha uccisi prima di permetter loro di avere questo potere. La parata la posso usare solo con i tizi con la frusta. È uno strumento estremamente inefficace in questa parte, perché non posso perriare quella cosa che hanno lanciato. Oh, oh. Attenzione. È uno dei titoli più promettenti che sto provando. Se questo è il, cioè, questo è il primo. Questa è la nostra prima serata. Questa è la nostra prima serata. Sorprendente. E ha già tutte le meccaniche di endgame di Hollow Knight, per dire. È spietatissimo.
Aspettate, questa roba... Questa roba... È trama? Era tutto semplicissimo, ma quest'ultimo passaggio... Quest'ultimo passaggio non è... il classico design da livello base. Ma per niente. Oh, ci sono... Oh! Aspettate un secondo. Avete visto? Me lo fa fare, giustamente. Questo è Mike in Berserk. Quando non legge la chat. Equipaggia un cuore di spada di mia colpa per modificare le proprietà. Modificarne della spada conferiscono grandi potenziamenti, ma a un prezzo. Un prezzo. A quest'uomo ha un'identità. Grazie, ragazzi. Conferiscono grandi potenziamenti, ma a un prezzo. Diamo una spiegazione ai ragazzi di YouTube che probabilmente vedranno un taglio perché il rant penso di toglierlo. Fondamentalmente, a un certo punto ho schivato. Il cut che avete visto... sarà di circa forse 10 minuti, perché mi sono fermato a parlare con i ragazzi. Cercavo di capire anche da parte di chi aveva giocato Blasphemous, perché siamo sul pezzo ma non abbastanza. Quindi non è come Control, che eravamo tutti praticamente day one, pre-day one, è una figata incredibile. Qui... No, non lo lascio il rant, è brutto, è molto Twitch, però Twitch deve essere sempre sereno. E non è stato molto sereno. Quindi... Però ecco... Non è divertente, è brutto! Però glielo spieghiamo. Così hanno voglia di venire e di iscriversi per vedere il rant. Non quello, i prossimi. I prossimi. Sì, lo so, sono punti di vista, ma sto giocando. Non sono serio. Ero serio prima, perché, vi spiego... Siamo riusciti, implicitamente, senza concentrazione, cioè no, con concentrazione, perché durante le volte in cui è successo prima stavo pensando sicuramente ad altro, o è successo casualmente durante una colluttazione con i nemici, che in realtà il roll, chiamiamolo roll perché siamo delle bestie irrispettose, ma insomma, il dash, la scivolata, ha invincibility frame, cosa che questo era veramente visibile fin dall'inizio, ma permette di superare i corpi dei nemici, anche se bidimensionalmente. Cosa classica, ma che il boss iniziale del gioco mi aveva fatto presumere non fosse possibile, perché prima che attaccasse il suo corpo aveva hitbox e non c'era, no? Body hit. Cioè no, e c'era body hit. Anche se ha un termine, sono troppo stanco, c'è body block. Dai, non sono così rincoglionito. E quindi ci è mancata una distinzione tra cosa fosse effettivamente superabile con questo teletrasporto e cosa no. Perché nel tutorial iniziale ti viene detto che puoi superare gli attacchi fisici. E quindi io pensavo, posso attraversare il nemico solo durante un attacco fisico, ma non è esattamente così, puoi farlo anche in altre istanze... E forse la dimensione conta, forse no, ma le armi non sono schivabili, quindi anche se ti attaccano con un'arma a distanza, l'attacco non è considerato attacco e quindi non è schivabile. Manca un po' di chiarezza, cosa che può succedere in qualunque videogioco,
D'altronde è anche bello e giusto imparare dai propri errori, trial and error, e scoprire come funzionano alcune meccaniche. Ma nel momento nel quale mi fai un boss iniziale che ti mette una meccanica spiegata in un certo modo con un tutorial a schermo dello scatto, e lo si fraintende, io che mi sono focalizzato su questa informazione, ho giocato di merda fino ad ora, vero? Ho fatto schifo, vero? Lo so, ho fatto schifo. Nei Souls c'è body block sempre, perché è 3D. Sì, ma vi posso fare una domanda adesso? Eh no, ho giocato molto difensivo perché sono ancora alla prima partita. Sì, no, è chiaramente una cosa semplicissima, ma se il gioco la spiega al contrario o a metà e tu la dai per buona in un tutorial a schermo, rischi di fare gaffe terribili. Però, scusate, io dovrei tornare indietro adesso. Qual è l'idea? Devo tornare. Ah, forse è più no, non è più semplice il cacchio. No, raga, è follia sta cosa. Ciao Paola, grazie. Ho detto ciao perché il suo messaggio della donazione di dolcissima era ciao Michele. Oh no, è lui! Vi faccio vedere, ragazzi. No, non vi faccio vedere adesso. Datemi un secondo. Lui, essendo un mostro grande, ovviamente lo scatto non lo fa superare. Ma by design si capisce subito, no? È il classico nemico con scudo, quello è evidente. Però io non ho provato a schivare quegli affari, ma mi avete confermato che non si può, giusto? E dai! Perché sto usando l'analogico di nuovo? Ok. Ok. Esatto, quello non lo schivi per lo scudo, è evidente. Quella è una cosa ovvia, anche se qualunque cosa ci fosse stata scritta nel gioco, nel momento in cui scopri che ci sono invincibility frame, è perfettamente capibile all'interno di un gioco 2D che quello non lo puoi schivare. È qualcosa di abbastanza scontato. Appunto. Ma non posso... Io
Cioè, io non posso potenziare lo spadone, perché vai all'altare del mia colpa per sbloccare nuove abilità. Però, prima di arrivare alla campana, cosa di cui ho una gran voglia, c'è... Vedete, manca una cosa in fondo. Ah, giusto. È vero. Non posso. Sì, dobbiamo andare dall'altro lato, esatto. No. Ok. Sto passando sotto, però. Non lo sto schivando, ci sto passando sotto. È diverso. Però la prima volta è successo, solo che probabilmente è stato, esatto, è stato lui a passarmi attraverso. Oh, mamma mia. Che figata, che figata, che figata. A me la cosa che mi fa impazzire del discorso della schivata di prima è che in teoria la comprensione di Invincibility Frame all'interno di un Metroidvania, di un Souls-like, di un action 2D, di un picchiaduro a scorrimento, di qualunque videogioco, è estremamente semplice di solito. Soprattutto più esperienza hai, più diventa istintivo anche immaginare altre implicazioni. E probabilmente, vedete, è tutto in realtà semplicissimo. A me è andato tutto al contrario in testa. Tutto per colpa del primo boss, che in realtà devo aver frainteso parecchio. Però no, perché in realtà lui aveva... La gamba contava come scudo, mettiamola così. Se stai a pensare... È normale pensare a tante cose. Forse ci tenevo troppo a fare una prima live molto bella. Eh sì, faceva body block, però... Il nucleo di una spada, benedetto da preghiere appassionate, si può inserire nel mea culpa, aumenta il numero di lacrime di redenzione raccolta, ma impedisce l'uso di boccette. Sì, ma ragazza mia, cara mia colpa, al primo boss le due gambe sono considerate troppo grandi per essere schivate, una gamba no. Esatto, ha questa meccanica che però bastava una parola per spiegarla nel tutorial, piuttosto che confondere l'idea di un povero giocatore. 5.
Lucas Fest. La schivata non funziona se un nemico ha un blocco davanti. Ma le frecce non potevamo schivarle. Quindi i proiettili non sono un attacco fisico. Poi una volta che si capisce un attimo. Ma l'incipit mi aveva confuso. Non sono un coglione, ragazzi. Allora, purtroppo questo nemico da 14 a 15, da 4 a 15. Ok, con questa si passa da 15 a 26, quindi sono 11. Sembra una porcheria. Se da 10 si passa praticamente, eh sì, è tipo il 10%. Potrebbe essere il 10%, ma può essere utile solo contro i boss, fondamentalmente. Eh sì, se lo scotto deve essere avere zero cure, non ne vale la pena. Ah, ok. Non era la gamba del primo boss, quindi oddio, c'era un commentatore che sembrava super esperto, quindi non... chi è che ha ragione? Era il vestito di ferro che aveva. Quando si alzava, alzava anche il vestito e potevi passargli sotto. Allora forse nello sprite, se era un vestito di ferro che calava tipo coda, cioè tipo mantello, si sarebbe capito subito. E non l'ho visto io, sono scemo, ero coinvolto in altro. Oh no. E questa è la differenza fra uno spirito e il resto. In uno spirito penso solo da me stesso e mi confondo molto meno. Con la chat magari ci sono varie interazioni che a me piacciono moltissimo, ma possono portarmi a... Vogliamo... Oh, non c'è una boss fight. Oh. Ma questa mi sembra un'area nuova. Bellina, tra l'altro. Bellissimo, veramente. Avete visto come funziona? Fighissimo. Qui il parry... Sì, adesso ci inginocchiamo. Era solo per giocare un momento. Il parry
In questo caso non permetteva un riposte perché è una statua. L'attacco è schivabile, ma in questo caso mi portava all'hitbox del corpo che mi faceva subire danno da contatto. Ok, va bene. Va bene, va bene. No, in questo caso non ho attivato l'altare perché volevo sfruttare una schermata in movimento per salutarci. Purtroppo sono costretto, io speravo di fare una boss fight in chiusura e perdonatemi ragazzi, io pensavo di fare una figata stasera, invece per una... Per una stupidaggine, è un mio misunderstanding. Penso... Finale perfetto, in memoria del puzzle che ho complicato nella mia testa quanto dovevo, più di quanto dovessi. Ho fatto un pasticcione. Dovrò fare mea culpa facendo una bellissima puntata live. La prossima volta. Però, Blasphemous, per ora... Escluso il piccolo problema di questo potenziamento, che forse è troppo poco, però dipende da quanto danno i boss, e sicuramente in un momento... No, non è... No, perché i mostri non sono avanzati, sono io in un posto... Sì. Che non sto facendo il percorso base, quindi darebbero 10 anche dopo. Vabbè, sicuramente con nemici più avanzati il bonus del 10% ha un valore. Ogni volta che suona una campana a custodia, il suo rintocco deve l'esistenza a Lindquist. Questo maniscalco non vide mai la sua opera magna conclusa, battezzata Hondo. Ragazzi, buonanotte e... Perdonatemi, sono stato submediocre. Molto submediocre. Però... Per ora, al di là della mia mediocrità, il gioco mediocre non lo è. Oh sì, il racconto del cuore. La doglianza scende. 16% completato. La leggenda del mea culpa, la spada della colpa. Non so quando riuscirò a non preoccuparmi delle prestazioni in una blind, creando una preoccupazione e un'ansia da prestazione che porta poi alla mancanza di prestazione. Si narra che questa statua di pietra, ricoperta di petali, un tempo fosse una giovane donna che, tormentata da un profondo senso di colpa, si colpì al petto con l'immagine del Padre Nostro, chiedendogli di essere punita. Il miracolo si manifestò nella figura del padre, facendo emergere, bastardi, emergere dal corpo della donna una lama lunga e larga, una grande spada radicata che trafisse il suo cuore colpevole per poi trasformare il corpo in pietra. Quella spada venne battezzata Mea Culpa, eco delle ultime parole della giovane donna. Beh, quale misericordia. Ok. E ora finalmente possiamo schivare. Ed è... vediamo un po' se... No, infatti non... Il contatto non può essere parriato, il suo corpo, cioè lui che si lancia su di noi non può essere parriato perché non è un attacco, però può essere schivato. Però, vabbè, ok. Ragazzi,
Alla prossima. Per ora è presto per chiedermi se mi suscita qualcosa. Per ora non trasmette nulla, ma è molto molto bello. E oltretutto ha un bel gameplay per ora, specialmente perché è appena cominciato. E è cominciato molto forte, molto hardcore, molto per giocatori, diciamo. Ne riparleremo. La prossima sarà mercoledì.